Mancini l'ha fatta in Olanda, no? La partita che va a fare in Olanda è una partita veramente commovente perché tu vai a giocare nel tempio del calcio, la Cruyff Arena, dove, voglio dire, senti l'entità, no? Del padre eterno che ti entra nelle vene, grande Johan. Tu vai lì in casa dell'Olanda e fai calcio all'olandese, li domini, fai un gol e devi far 12. Questa è la più grande partita. La Però partita non in Olanda non la fa nessuno. la fa nessuno se non hai questa visione. Però te lo dico, occhio all'Olanda. Te lo dico, occhio all'Olanda del futuro. Occhio. Perché l'Olanda è una generazione, non questa, anche che verrà, di ragazzi forti, dentro ai loro principi. Occhio. Occhio. Che ne abbiamo presentati 3 o 4 noi, era Bobo TV. Arrivano Cammele, i nostri amici se li segnano, Li mettono nei taccuini, poi li vediamo. Cioè, c'è uno che lo vuole già la Juve, te lo dico. Gravenberch, il 2002 dell'Ajax, centrocampista centrale, lo vuole già la Juve, ma adesso è olandese, adesso fa riserva. Certo, c'è De Jong e c'è Wijnaldum, ma arriva, occhio! È preparato, mi piace, mi piace. Porco cane, il calcio è lì, va analizzato, va raccontato, va sentito nell'anima. Cammello. Hai sentito cosa si è fatto, Piqué? No, 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 non ho sentito. Non so ancora. Adesso vado a analizzare bene. Io ancora c'ho da lavorare. Oh, domani vado a Napoli, per Napoli Milano. Una bella partita. Domani è bella, 5 ore di treno, quindi mi concentro come quando andavamo noi allo stadio. Mi piace, quando vai a fare queste grandi partite, l'attesa, il viaggio, le ultime notizie, vai a combinare tutte le situazioni, no? Pensi assenti, presenti, strategie. Perché prepari la formazione come se tu la vedessi da tutte le due parti, no? Chi gioca domani davanti per il Napoli? Gioca Mertens punta perché Osimhen si è fatto male in nazionale. Osimhen è forte, forte. Forte, forte. Osimhen è forte, però Osimhen deve ancora mettere conoscenze. Però è forte. 98. Ha talento. Sì, ha talento, è dentro il gioco, sbaglia ancora tanto. Deve farlo, è lo step. Te lo dico, lui deve farlo ancora, però è dominante, dai. Però domani potrebbe fare Mertens prima punta, quindi gioca con i due esterni, potrebbe fare 4-3-3. Beh, il Milan, anche il Milan, non ha Leao. Insigne? Insigne di là, dalla parte dell'Insigne. No, è Napoli, Cambi, quest'anno sono 5-6, che oggi la Lazio ha vinto bene. A Crotone, cioè, ha vinto bene, ha giocato a pallanuoto più che altro, però ha convinto, partita difficile. Gol subito immobile. Sì. Beh, il primo gol è un gol alla Vieri, Palla giusta, morbida, lui taglia dalla parte opposta tra terzino e centrale, ma cosa fa sulla palla che viaggia? La va a toccare appena e l'allunga nell'altro palo. Ma è Ma difficile, taglia da sinistra a destra. Sì, lui taglia da sinistra e taglia davanti al terzino, sopra la linea dei due centrali gli mettono la palla. Lui taglia, però tagliando Kammel, non la colpisce dritta, la accompagna, la palla va proprio nell'angolino di là. È un gran gol, un gran gol. Senti un po', programma? Varie? Ci saranno delle sorprese tra 10 giorni con la Bovo TV. Camel, preparati. Siamo a disposizione dei nostri. Andremo su una piattaforma nuova. Faremo un passo, facciamo il passo successivo. La cosa bella è vedere quanta gente anche durante la settimana ci scrive e veramente ti accompagna con amore, passione, curiosità, recepisce ogni aspetto del nostro messaggio. E quello passionale, quello degli aneddoti, quello tecnico, quello analitico, quello anche delle provocazioni, quello scherzoso. È veramente bello. Perché Mi noi piace. dobbiamo anche provocare, dobbiamo dire quello che pensiamo. Ma no, ma questa è la chiave, perché è proprio come trovarsi insieme, no? Allora, noi siamo nelle loro case e loro nel nostro spogliatoio. Perfetto, preciso. Questo è il messaggio. Ed è bello come ti fanno compagnia e li possiamo portare ovunque perché li rispettiamo. Ragazzi, da parte nostra avete un rispetto totale.
e siamo molto grati per il seguito che avete nei nostri confronti. Speriamo di non deludervi con la passione e con la nostra trasparenza. Questa è la prima cosa che mettiamo nella nostra conversazione. Sempre, no, eh? sempre mettiamo la nostra natura, eh? Trasparenza, sempre. Noi siamo come ci vedete. Quindi ci sono delle sorprese, portiamo la Bogo TV in un altro livello, un livello superiore. E ci sarà, c'è da ridere tanto, Camme. Va bene, allora ti dico questo. Oggi il talento in più della Bogo TV è un ragazzo. Quando abbiamo parlato del Bayern Monaco, prima della ripresa della Champions League, io ti dicevo già che il Bayern Monaco aveva nella squadra riserve, nella squadra 2, già una squadra che poteva fare titolare nel vero Bayern. E infatti c'è un ragazzo che si chiama Jamal Musiala, che è del 2003, che è un nazionale under 21 inglese, che oggi ha giocato titolare, che ha circa, fai conto, 160 minuti, ha fatto 6 presenze quest'anno e ha già fatto 2 gol. In circa 150 minuti attaccante. È un espensa, è un esterno offensivo che oggi ha giocato nei 2 in mezzo al campo, per dire come cambia il modo anche di preparare le partite nel calcio, senza più dei ruoli specifici, no? E quindi Musiala 2003 da seguire, ragazzi, però ve lo dico già, questo non si prende più, questo si prende solo se da qua ai prossimi 2-3 anni gioca talmente poco che esce dai radar. Allora tu dici, è ancora giovane, perché sono 2003 oggi, vuol dire che ha 17 anni, magari quando ne ha 20 me lo porto, sai, le squadre italiane, perché ora non lo prendi, perché oggi ha fatto titolare nel Bayern Monaco, la squadra più forte del mondo. Volevo dirti una cosa. Dimmi. Ho preso a guardare All or Nothing, quello dei top. Me l'hai già detto all'inizio, eh? Andiamo, amico mio. Sono... No, dicevo, magari c'è una curiosità. Me l'hai già annunciato. No, è da ieri sera che te volevo dire, no? È che ce l'ho in testa. Però, a me. E ti dico che più vai avanti... Dio, c'è il Tottenham. No, aspetta, il centro. E il centro? Welcome to Tottenham Hotspur Training. Ah, è una roba spettacolare. Ma hai visto, Camel? Hai visto che è bello quando fanno colazione insieme? Anche con Livi, col press, no? Sì. Parlano insieme l'ufficio. E poi sono belli i dialoghi quelli nell'ufficio di Mourinho. Cazzo! E sono belli anche i discorsi motivazionali nella riunione tecnica. Lui va sempre... Lui va sull'aspetto motivazionale, sì, sì. Sempre su... Allora, c'è una differenza tra la sua e quella di Pep abissale. Sì, ma sono due mondi diversi. Due mondi diversi dentro un'eccellenza. Di pensare al calcio. Ma è bello, eh? Guarda, ti posso una cosa che a me... Vai. Con un mio ex compagno, non mi ricordo con chi parlavo, gli ho detto, ti devi guardare Maradona-Sinaloa, le 2 stagioni. Perché... E poi guardi quello del Brasile. Sì, sì. Quello con City e ora questo qua. E tu capisci che ogni allenatore è diverso. Capisci? Ma certo, sono diversi, ma sono eccellenze. Allora, quando in quella di Tite, no, del Brasile, ci pensavo perché, umanamente proprio, quando giocano contro l'Uruguay, ma sai che mi sono commosso quando? Hai visto la fine, quando Tite va da Tavares e gli dice, maestro, lei è fonte di ispirazione per me. Ma pensa questi grandi uomini dentro mille pressioni a gestire delle situazioni scomode che decidono le sorti di una nazione, di un paese. Eh? Non è solo fare calcio, non è un gioco. Non è un gioco, ragazzi, ve lo dico, non è un gioco. È sociale. C'è gente che fa sacrifici, investe. C'è gente che affida a 11 giocatori o a un gruppo tecnico le sorti della propria passione, ve le dà. Cazzo, e quando vedi due grandi maestri insieme, no? Uno che dice maestro Tabares, Tite gli dice, lei, glielo devo dire, per me è grande fonte di ispirazione. Glielo dice commosso quando dice Tite, cuidado, stai attento. Come lo dice? Da uomo profondo.
Sì. Ah, quindi non è più un gioco a 3 o gioco a 4. Porco Brasile, c'è un paese intero sulle spalle. Incredibile. E quindi Mourinho è bello. Comunque ti posso dire una cosa. Vedere queste serie qua è spettacolare. È spettacolare. Perché vedi proprio... Cioè, quello è il nostro mondo. Quindi vedi quando uno non gioca... come cambia atteggiamento, quando, cioè, entri durante la partita, prendi un gol, fine primo tempo, cosa dice l'allenatore. È bello, bello, bello. E, tu hai già visto quando litigano? No. Okay. Un altro? No, quello del Tottenham. No, quello no. Dyer e Alli, ma ci arrivi. Quella è proprio noi, Quello è quando gli sposi lì proprio, secondo me lì cosa fanno? Hanno un investimento fortissimo e riprendono il triplo di quello che vediamo, poi lo fanno filtrare e loro rimangono. Ecco, quella lì è per me il passo più alto di concessione che ha fatto il Tottenham, perché diventa il più reale, il più credibile. È vero, bellissima, vero. Bellissima, vero, naturale. Quello è proprio... Quando noi entravamo, tu dicevi, mi ricordo, dicevi, porco cane, vogliamo stare più su, cazzo, siamo tutti arroccati là, e io e il Cino, io e Ronà siamo da soli là, e non riusciamo... Quando tu dici, stiamo più alti, senza paura, e magari un altro ti diceva, capito, ma se non pressate come facciamo a salire? Ma capito, ma con coraggio, siamo l'Inter. Io me li ricordo sti dialoghi, cioè la gente è bello che le sappia. Quando tu dici, cazzo, ma siamo l'Inter, ma imponiamo il nostro gioco, stiamo alti. Però dopo uno non aveva paura a risponderti. Però saltava su e diceva, però Bobo, e come facciamo? Se c'è la palla loro non riusciamo a salire. E tu dici, ma dobbiamo avere coraggio, siamo l'Inter. Queste cose qua, che si dicono anche negli spogliatoi di terza categoria, sono il massimo, perché rompi le distanze. Ma sono i più belli. Ma lo fanno i campioni, cammè, non è che sono permalosi. Poi si va in campo e si dà il sangue. Che c'entra? No, ma è figo, è figo. E poi quando dice anche che si era fatto male Loris, no? Al braccio, sì. quello in seconda, che Sì. fenomenale è stato, e mi ha detto: mi piange il cuore farlo uscire e mettere dentro Loris, però Loris è il nostro capitano ed è giusto farlo, però l'allenatore, che comunque è una vita che allena, mille esperienze, diceva: mi piange il cuore averlo fatto uscire, no? Cioè, quindi sono cose che... Che tra l'altro, Kame, ti ricordi che lui ha sbagliato in Coppa? Lui, il portiere lì, sbagliò e purtroppo persero i rigori. Cioè, sbagliò in campo e persero i rigori. Chi Però lo dopo secondo? il secondo portiere, dopo torna Lloris. Cazzo, però l'uomo... Ma infatti, vabbè, dopo lo vedrai, dai. Più vai a fine, vedrai la fine. Perché dopo sono dei signori, a quei livelli lì. Quando costruisci una famiglia, e il Tottenham Kame sono gli ultimi anni che è cresciuto tantissimo, no? Sono cresciuti e ci sono anche i valori. Non è che nella crescita industriale non vengono tralasciati i valori, anzi, il calcio vero non è slegato dai valori. Lo so che anche a quei livelli è molto business, ok? Però quello lì è un gruppo che mi piace molto, come è stato raccontato. È bello. Tanto è vero che sono primi oggi. Sì. La gente dice cos'è? Il Tottenham, il suo Amazon Prime, All or Nothing. Mi da guardare. Poi uno ha scritto come il film di Totti. Tu l'hai visto il film di Totti? È L'ho visto carino. lunedì, Eh? è bellissimo. È bello. Lunedì l'hanno fatto vedere su Sky, me lo sono proprio goduto e devo dire che, anzi, meno male che ne parli, perché devo fare i complimenti al regista. Il regista è stato un fenomeno. Il regista ha raccontato una cosa in un modo originale, dove Francesco, secondo me, si è sentito stimolato in quel racconto per il tipo di progetto. Oh, ha raccontato dall'inizio alla fine, tutto lui, è Ma duro. come lo ha fatto? Coi tempi giusti, e chiaramente sarà stato accompagnato, ma è stato talmente credibile e vero Sì. che tu la sua carriera l'hai vissuto insieme a lui. Alti e bassi, po, po, po. E quando dice, vedi da bambino, già guardavo Per dov'era. far vedere. No, ho detto, torno un po' indietro. Quello è bellissimo. Quello è calcio vero. Dice, perché prima di ricevere la palla, aspetta, e i gol che li facevo uguale? Quello limiti dell'area che tira da fuori, eh?
È figo, è bello. Stupendo. Poi hai parlato bene anche di Antonio, del nostro amico. Antonio è stato quasi, arrivo a dire, è stato il compagno forse il più alto livello di qualità calcistica che ha avuto. Poi l'aveva, ti ricordo che l'ha detto che l'ho preso, era come praticamente uno di famiglia. Cioè ci sono stati dei bei momenti, ma è bello, bello, è bello raccontarci così. Lui c'ha una vita che è un film, a livello proprio calcistico è come un film. Ma ti ripeto, raccontata così, il regista è stato un fenomeno, un Ha fenomeno. fatto Ha toccato nel segno.